I consigli comunali congiunti di Terni e di Narni ci danno oggi pomeriggio, con il coinvolgimento anche delle forze economiche e sociali e le organizzazioni sindacali, è quello di avviare un percorso e anche una riflessione sul tema dell'individuazione dell'area di Terni e di Narni. Aggiungo io, poi valuteremo anche altri elementi tecnici con l'estensione eventualmente a San Gemini e Stroncone, perché ci sono problematiche che dobbiamo affrontare, quindi un'area complessa di Terni per l'individuazione, dicevo, del riconoscimento dell'area di crisi complessa, con una precisazione che peraltro dirò immediatamente in apertura del mio intervento, che l'area di crisi complessa non è l'obiettivo o un'opportunità, è uno strumento di politiche industriali che viene messo a disposizione degli enti territoriali, la regione, laddove siamo in presenza di una crisi profonda del settore industriale che non può essere gestita con le risorse, con gli strumenti e con le politiche ordinarie di competenza della regione. Quindi è proprio lo Stato italiano, il governo, che si pone di accompagnare aree molto complesse dal punto di vista industriale attraverso strumenti ad essi dedicati. Soprattutto di che tipi di territori si tratta e perché noi riteniamo che Terni, Narni abbiano queste caratteristiche. La procedura di area di crisi complessa può essere gestita principalmente per aree e territori che si sono caratterizzati negli anni per una specializzazione dei settori industriali e produttivi, e qui la caratteristica è che questo è un tipico settore industriale specializzato, metallurgia, insomma, acciaio da un lato e chimica dall'altro, questa è la storia, che hanno subito un processo di crisi, di ridimensionamento, di ristrutturazione che produce un effetto a cascata sull'intero territorio.